Oggi fui attratto da una fontana. Questa fontana che stava in un supermercato e creava una bellissima coreografia con gli schizzi di acqua che proiettava verso l'alto. E così mi fermai davanti e osservai questo bacino da dove l'acqua veniva risucchiata, per poi attraverso questo bocchettone veniva come in un'accelerazione buttata verso fuori, verso l'alto. Ma non era un getto di acqua continuo, creava delle gocce grandi di acqua. E da lontano osservavo la parabola che ognuna di queste gocce faceva per poi ricadere di nuovo in quel bacino. Non so perché, osservandolo, mi è venuta l'analogia un po' con la vita. Noi tutti proveniamo, no, da un bacino di energia, da una matassa vitale, da dove tutto viene generato, per poi attraversare, come l'acqua in quel caso, attraverso questo bocchettone stretto, cambiando forma, proiettare una realtà completamente diversa. Così come dunque quest'acqua che era nel bacino era unitaria, passando quel bocchettone assumeva una forma singolare. Ognuna di esse assumeva una forma singolare e ognuna di esse aveva una sua parabola. E un po' la vita è così. Veniamo da questa matassa, questa energia primordiale e poi veniamo proiettati nella vita, ognuno con la sua forma. Ognuno con un suo senso, ognuno con un suo preciso compito da svolgere, ognuno ha la sua parabola, ma alla fine ognuno di noi cadrà di nuovo in quella matassa, così come quelle goccettone di acqua, alla fine ritornavano là dove erano nate, là dove erano all'inizio state prese. Viste così, magari singolarmente, avrei potuto notare le differenze, no? Di ogni singola goccia, più grande, più piccola, più trasparente, meno trasparente. Avrei potuto notare le singole traiettorie. Ma facendo questo, mi sarei perso la cosa più bella, che era la coreografia, l'insieme, la danza delle gocce, così come la danza della vita. Purtroppo noi, stando immischiati, stando pienamente dentro, ognuno la sua propria parabola, perdiamo di vista la cosa più bella, che è proprio questa coreografia di vita, dove ognuno fa la sua singola parte. Nel bene e nel male, ognuno di noi ha un suo profondo senso, ha un suo fluire, a un suo generare, a un suo posto. E questo è quello che alla fine noi forse perdiamo di vista. E per questo soffriamo e vogliamo sempre di più. Cerchiamo sempre di imitare gli altri. Perché forse ci dimentichiamo che ognuno di noi ha un suo profondo senso di appartenenza. Un profondo anche correlazione con tutti gli altri. E dunque vedete come dall'osservazione di una semplice fontana, in qualche modo la vita mi ha sussurrato, dicendomi che tutto va bene, tutto è a posto e che anch'io sto facendo la mia piccola parte in questo grande disegno.